macchina della gente. Intanto dura troppo e poi non serve a niente. Dopo 40 anni che hai studiato, un giorno fai l'esame e sei disoccupato. Ti devi alzare tutte le mattine e devi andare a letto insieme alle galline. Dopo 40 anni è un bel problema, se sei come D'Alema o come mio papà. Voglio studiare da titolare, così da grande faccio quello che mi pare. Mi piace avere sempre ragione, ragion per cui devo studiare da padrone. Voglio studiare da presidente, per comandare tutti senza fare niente e diventare come Rodotà, che non si è mai capito chi è che cosa fa. La scuola è importante, ma vedo che la gente è sempre più ignorante. Si usa la cultura e l'istruzione per metterla in quel posto a tutte le persone. Persino un professore laureato non trova il posto se non è raccomandato. C'è tanta gente piena di milioni che come Berlusconi non ha studiato un caso. Voglio studiare da giocatore, perché si prende più che a fare il professore. O diventare fotomodello, perché così non ho bisogno del cervello. Farò l'idraulico o il muratore, che becco il grano e cucco pure le signore. Se faccio il papa che poi il vice dio, qualunque cosa dica ci avrò ragione io. Sarebbe stato meglio se fava un giro in bagno. E quelli che ci tocca di studiare, pensando a Carlo Magno, lo mandano a cagare. E penso che la scuola è proprio in cesso, c'è troppa molta storia e troppo poco sesso. E con la storia e la filosofia ci avrai della cultura comunque a smania mia. Voglio studiare da deputato, perché perfino Buttiglione ci è arrivato. Voglio studiare da senatore e fare il semo come Sgarbi il professore. Se Cicciolina c'era arrivata adoperando le zucchine e la patata, in Parlamento vedrai ci vado anch'io adoperando l'attrezzo che c'ho io. A fare un cazzo anch'io ci proverò, e mi va bene tutto, però la scuola no.